Salve a tutti, sono Dario Maccheroni e condividendo l'iniziativa proposta dalla Libera Università della Terza Età di Loreto di creare delle pillole riguardanti la storia e le tradizioni della nostra città, vi propongo questa breve presentazione che ci riporterà agli albori della nascita di Loreto, ripercorrendo luoghi, avvenimenti e quanto altro ne permise la nascita e la sua successiva evoluzione. Parliamo ora della località Banderuola, dove la tradizione lauretana che narra del trasporto angelico delle sacre pietre della casa di Nazareth, dove Maria ebbe l'Annunciazione, individua la seconda di quattro tappe che la portarono a Loreto. Detta traslazione avvenne negli anni 1291-1294. La prima tappa è segnalata nel 1291 a Terzato, nell'Illiria, la ex Jugoslavia, la seconda appunto in località Banderuola o Selva dell'Auretum, la terza e la quarta sul Monte Prodo nel 1294, allora territorio recanatese, prima sulla proprietà di due fratelli e poi su una pubblica strada poco distante dove attualmente è edificata la nostra basilica. È opportuno precisare che le sacre pietre oggetto di detto trasporto sono le tre pareti in muratura edificate davanti alla grotta di Nazareth scavata nella roccia. Il sito della Banderuola oggi è individuato nel fondovalle dell'attuale territorio di Scossicci, a confine tra i comuni di Loreto e Porto Recanati, e non lontano da quello che era allora il porto di Recanati, in prossimità dell'antico alveo del fiume Musone. Da numerosi scritti e tavole si apprende che il corso del fiume Musone, prima del suo spostamento ed imbocco nel torrente dell'Aspio, avvenuto agli inizi del 1400, transitava proprio in prossimità dell'attuale chiesetta della Banderuola e in tale sito era anche costruito un ponte che permetteva di attraversarlo. Oggi, della vecchia sbocca del fiume Musone, detta Sbocca del Sasso, non rimane che il nome derivante da un vecchio rudere murario pertinente alla spalla di un ponte medievale posto sulla strada costiera che attraversava il fiume nella piana di Scossicci. Vediamo ora che cosa c'era in località Banderuola prima della traslazione. Fin dal 1193, nel fondovalle, non lontano dal porto, è segnalata l'esistenza della chiesa parrocchiale detta Santa Maria in Fundo Laureti. Studi paleografici collocano questa chiesa sulla base di un documento del 1256 presso la Selva Grande del Laureto e presso le paludi, nel sito detto più tardi la Banderuola. In un punto in cui l'antica strada romana che da Numana conduceva a Potenzia, attraverso un ponte scavalcava il fiume Musone. Secondo gli antichi storici, il nome Banderuola deriverebbe dal fatto che il detto luogo veniva esposta al vento, affissa su un alto albero, una banderuola quale richiamo per i naviganti del vicino mare Adriatico. Di tale chiesa è scritto che era dotata di una ricca biblioteca, di campane, di paramenti sacri e di calici propri. Ciò, oltre a caratterizzare la rilevante importanza, induce anche a ipotizzare che la sua edificazione fosse già molto antica. Della stessa viene fatta un'ultima menzione nel 1285, quale indicazione di un fondo dove la mensa vescovile di Recanati possedeva un appezzamento di terreno. Il declino della chiesa può essere spiegato, secondo un'ipotesi riferita da diversi studiosi, quale conseguenza del progressivo diradamento demografico della zona e del relativo trasferimento degli abitanti sui colli limitrofi. La causa principale di tale abbandono, individuato proprio alla fine del 200 all'inizio del 300, è da imputare prevalentemente a ragioni sanitarie. Infatti la zona, per la precaria situazione idraulica, con territorio con bassa pendenza e con presenza di acqua stagnante, con abbondante impantanamento del fiume Musone, era diventata malsana e invivibile.
La scelta del nuovo insediamento cade sul vicino Monte Prodo, l'attuale Colle Lauretano, dove esistevano condizioni di vita migliori e più sicure. Gli abitanti della zona, nel trasferimento sul Monte Prodo, portarono con loro il proprio patrimonio di tradizioni sociali e religiose ed anche il toponimo Lauretum. Il fondovalle, a sua volta, lasciato in abbandono, perse il suo originario toponimo. Nel 1403 il fiume, che nella bassa valle a nord di Loreto si era spagliato provocando anche delle paludi, fu deviato dal suo corso e dalla sua foce con l'immissione nell'alveo del fosso Acquaviva, già affluente del fiume Aspio, e assieme a quest'ultimo fu scaricato a mare. Solo al principio del secolo XV, dopo lo spostamento più a nord del corso del fiume, la successiva bonifica e messa a cultura ed il conseguente progressivo ripopolamento assunse il toponimo di Scossicci, indicante appunto l'intervento dell'uomo per la bonifica agraria del territorio. Il termine indica una terra selvata o paludosa che è stata sgombrata dagli alberi, dai cespugli, dai dumi e dalle acque e poi scossa e voltata con la vanga o con l'aratro per essere rimessa a coltura. Tornando ora alla momentanea sosta delle sacre pietre provenienti dalla Palestina in tale sito, senza entrare nel merito di chi commissionò il trasporto, delle motivazioni e della destinazione finale, perché pur esistendo delle ipotesi non c'è alcuna documentazione scritta che le comprovi, posso affermare che ben si configura la sosta in tale sito. Infatti, il fiume Musone, transitando a pochi metri da tale luogo, prima del suo definitivo spostamento nell'attuale alveo avvenuto agli inizi del XV secolo, poteva costituire la naturale via di trasporto da mare a terra utilizzando piccole chiatte o imbarcazioni. Il successivo trasporto via terra sul Monte Prodo di dette pietre, unitamente al riutilizzo di mattoni recuperati dalle rovine della preesistente chiesa rurale, rappresenta inoltre una naturale evoluzione delle cose, anche perché nell'antichità il recupero di materiale e di laterizi prelevati da costruzioni in disuso era una normale consuetudine. I mattoni non riutilizzati e rimasti sul luogo furono impiegati per erigere un manufatto a ricordo della prima sosta in territorio recanatese delle preziose reliquie. Detti mattoni, oggi, sono presenti solo sulla parete absidale sita a nord-est, la più antica, della quale si fa menzione già nel 700. Alcuni di questi mattoni, dopo l'ultima edificazione voluta dal vescovo Gaetano Malchiodi di Loreto, risalente al 1936-1938, sono posizionati con graffiti e scritti capovolti. Ciò comprova il loro riutilizzo quale materiale di recupero, presumibilmente proveniente dalla stessa chiesa di Santa Maria in fondo Laureti. Il luogo della selva del Lauretum, dove sostò la Santa Casa nel corso dei secoli, fu oggetto di cure e attenzioni costanti. Dagli inizi del secolo XIV ad oggi, molti furono i visitatori e i pellegrini che, recandosi al santuario di Loreto, visitavano anche il sito della Banderuola e lasciavano delle testimonianze scritte. Tra queste ricordiamo quelle dell'Angelita, che nella sua storia del santuario, redatta nel 1530, scrive che l'area occupata dalla Santa Casa nella selva del Lauretum risplendeva sempre di erbe verdeggianti e di fiori, mentre le parti circostanti erano orride e invase da folti cespugli e da spini. Più tardi, secondo la testimonianza del Torsellini nel 1597, i contadini del luogo, tagliando la selva e preparando il terreno per l'aratura, cancellarono i segni di quelle mirabili fioriture, eliminando anche le vestigia lasciatevi dalla Santa Casa. Alla fine dell'Ottocento, in occasione del sesto centenario della traslazione della Santa Casa, venne affidato all'architetto Giuseppe Sacconi l'incarico di presentare un progetto per la costruzione di un tempio votivo, che purtroppo non fu mai realizzato.
In questo luogo, recenti scavi archeologici eseguiti a cura dell'amministrazione della Santa Casa di Loreto sotto l'egida della Sovrintendenza Archeologica delle Marche nel periodo dal 14 al 21 ottobre del 1965, seguiti dal professor Alfieri, hanno individuato un antico nucleo romano che aveva centuriato una vasta zona limitrofa. Nel ringraziarvi per la paziente attenzione, concludo questa presentazione con la preghiera lasciata dal Monsignor Marchiodi e scritta su una parete interna all'attuale chiesetta. Qui, ove al tramonto del XIII secolo, richiamate da candida banderuola ondeggiante sulla vetta d'altissimo pino, convenivano divote le genti a venerare l'umile casa del Verbo incarnato portata in volo dagli angeli, le nuove generazioni ricordano il grande prodigio, gloria e vanto della terra picena, con la fede dei padri implorano da Dio grazie e benedizione alle famiglie e alla patria. Grazie.